Oggi sono molto arrabbiato e quindi andremo a vedere ben 10 cose che odio di Brawl Stars. Come ad esempio, perché non ho trovato un brawler qui? Ah, ho già completato la collezione. Ah, va bene. Decima cosa che tutti odiamo su Brawl Stars: le persone che fanno teaming in sopravvivenza. Tutti odiamo questi giocatori. Infatti a volte capita che davvero troppe persone teamano fra di loro e che per noi non possiamo giocare. E spesso mi è successo che addirittura mi ritrovavo contro 4 persone che avevano fatto alleanza e giustamente mi ammazzavano senza problemi. Venite contro di me uno contro uno e vediamo chi vince. Mi raccomando ragazzi, non fate teaming su Brawl Stars perché potreste essere bannati. Piuttosto inserite il codice CAD nel negozio KZU prima di shoppare le offerte o di ricaricare le gemme. Nona cosa che tutti odiamo: le persone che spammano gli inviti nelle lobby. Vi garantisco che sono davvero fastidiosi. Ci sono alcune persone che non se ne rendono conto e davvero non lo fanno apposta, ma quando iniziano a spammare diventano davvero fastidiosi. Se ti ho rifiutato una volta, due volte, tre volte, è inutile che continui ad invitarmi. Per fortuna che Brawl Stars ha risolto questo problema inserendo l'opzione non disturbare all'interno della lobby. Ottava cosa che tutti odiamo: non avere star power oppure non avere gadget, o addirittura entrambi, perché questo mette in grave difficoltà un giocatore. Non è semplice giocare senza gadget e senza star power e di conseguenza non si riesce a sfruttare appieno un brawler. Figuratevi se senza gadget e senza star power giochiamo contro altri giocatori che sono completamente maxati. Magari anche se noi a livello di skill siamo più forti, loro comunque potrebbero vincere perché sono più avvantaggiati. Settima cosa che odio su Brawl Stars: quelli che camperano. Ci sono davvero tantissime persone in sopravvivenza che si ficcano lì nel cespuglio e credo che questo dia a tutti quanti fastidio. Però purtroppo fa parte del gioco, è pur sempre una tecnica di sopravvivenza. E capita addirittura che dei giocatori camperano per tutta la partita non facendo praticamente niente, riuscendo comunque ad arrivare ai primi posti. Cioè al massimo si accontentano della seconda posizione perché hanno camperato fino a quel punto. E questo capita soprattutto con brawler come Bull o Shelly. Sesta cosa che odiamo un po' tutti quanti: la manutenzione del gioco mentre stiamo giocando. Non capita di rado che mentre si gioca veniamo avvertiti da un'imminente manutenzione del gioco e compare proprio questo messaggio, e quindi al termine della partita non saremo più in grado di giocare. Ed è davvero fastidioso quando la manutenzione dura molto, però non possiamo lamentarci, anzi dobbiamo ringraziare il team di Brawl Stars che con le sue manutenzioni riesce a regalarci un'ottima esperienza di gioco rendendolo sempre più bello. Quinta cosa: i server sovraccaricati. Quando esce l'aggiornamento che introduce un nuovo brawler, soprattutto quelli lì gratis tipo Edgar oppure quelli lì del cammino dei trofei, capita sempre che i server sono sovraccaricati, poiché tutti quanti giustamente vogliono provare il nuovo brawler visto che è stato regalato. Ad esempio ricordo che quando ci venne regalato Edgar il gioco era totalmente in sovraccarico e in tutte le partite si trovava solamente lui. Ma buongiornissimo signor Edgar, come va? Tra l'altro io con questo brawler sono stato doppiamente fortunato, sia il brawler l'ho ricevuto gratis che anche questa sua nuova skin, infatti mi è stata regalata dal team di Brawl Stars. E abbiamo anche la super carica, eccola qui, Energetic, tu sei stato fermo per tutta la partita, non iniziare a romperci ora, Vabbè, questa qui è seriamente la partita più veloce al mondo e abbiamo già vinto. Quarta cosa che tutti odiamo: Tick che spamma ed Edgar. Sì, perché Edgar quando te lo ritrovi contro è comunque odiato. Ormai Tick credo che sia diventato il brawler più odiato di Brawl Stars. Ci sono delle mappe specifiche in cui Tick riesce proprio a far emergere tutto il suo fastidio. Si mette infatti dietro un muretto a spammare in continuazione i suoi colpi, tanto colpisce alla cena
cieca, sempre qualcuno colpisci con tutte quelle mine. E quando succede una cosa del genere diventa praticamente intoccabile e riesci a dominare per tutta la partita. E anche Edgar al suo rilascio dominava ogni partita grazie al suo gadget e ricarica automatica della super. Riusciva a pushare chiunque e ad uccidere tutti quanti. Che fastidio. Terza cosa, e questa credo che la odiamo tutti quanti: il simboletto del wifi. A tutti sarà capitato di aver fatto i conti con sto cavolo di simbolo che, mamma mia, che fastidio ogni volta che compare, visto che inizia a laggare tutto e anche la rabbia non tarda ad arrivare. Però mi raccomando, prendete un bel respiro e controlliamoci tutti quanti. Il problema è che a volte sto simbolo compare anche quando la connessione è perfetta, cioè non ti lagga niente, però entri su Brawl Stars e inizi a laggare. Vabbè, la connessione funziona alla perfezione. Comunque sia, questo penso che sia uno dei simboli che tutti noi odiamo di più su Brawl Stars, ma anche su tutti gli altri giochi. Seconda cosa, scegliere brawler inadatti in una mappa o in una modalità. Quante volte vi è capitato di perdere una partita perché il vostro compagno di squadra aveva scelto un brawler che non c'entrava nulla con quella mappa o con quella modalità? Succede spesso che infatti molti giocatori usano brawler totalmente inutili per una determinata mappa. E vi spiego anche come fanno. Cliccano sulla sezione dei brawler, scorrono completamente a caso senza guardare e selezionano il brawler. Ad esempio c'è chi usa Piper o Byron in una mappa stretta e piena di muri, o chi usa brawler con poca vita in una mappa larga e così via. E addirittura questi giocatori spammano anche le reazioni, la rabbia quindi raggiunge un livello interstellare. Ma la cosa che tutti quanti odiamo in assoluto su Brawl Stars, rullo di tamburi, non trovare brawler leggendari. E beh, ci sono molte persone a cui dà fastidio il fatto di non trovare brawler leggendari, pur giocando a Brawl Stars da tantissimo tempo. Tranquilli che ci sono persone che non trovano nemmeno un brawler mitico oppure epico. Però devo essere sincero, dà veramente fastidio vedere persone con a malapena 4.000 coppie avere brawler leggendari, mitici o cromatici. E poi ci sono persone che a 20.000 coppie non hanno ancora trovato tutti i brawler. Ma non vi preoccupate, prima o poi la ruota girerà e uscirà il brawler tanto desiderato. È questione di tempo, pazienza e fortuna. Oppure semplicemente sganciate qualcosina quando esce l'offerta del brawler su Brawl Stars. Ma prima inserite il codice Kazu nel negozio KZU prima di ricaricare le gemme. No vabbè, questa mappa è bellissima, è praticamente il logo di Brawl Stars. Eccoci di qua. No, compagno di squadra, vieni di qua per favore. E il problema è che io non posso più muovermi. Adesso mi ritrovo al centro della mappa. No, prendiamo un teletrasporto e ci ritroviamo di qua. E dovremmo iniziare. Perfetto, abbiamo killato Mr. P. Vieni di qua, carissimo Brock. Riusciamo a killare anche Brock. No, mi hanno killato. Scappa Penny, fai qualcosa. Ok. Oh mio Dio, Penny, cosa appena fatto? Ma adesso vieni killata da Bibi. Ottimo.